Riorganizzazione di Area Donna, addio al progetto del Cancer Center, SOS Medici e contestualmente il progetto per costruire un nuovo nosocomio. L'ospedale di Cremona agita anche la politica, intervengono i consiglieri regionali del territorio. Marco Degli Angeli, 5 Stelle, è preoccupato soprattutto per le pazienti di Area Donna. Io ho portato le lettere in consiglio regionale già nello scorso autunno, le ho lette alla vicepresidente Moratti, ho fatto interrogazioni da mesi, ma la politica locale, dai consiglieri comunali a quelli regionali, fino ad arrivare a chi amministra questa regione, non hanno ascoltato questo grido d'allarme. Ora ci si preoccupa quando i buoi probabilmente sono già scappati. Le pazienti non possono aspettare un ospedale fra 6-8 anni, hanno bisogno di risposte subito. Federico Lena della Lega definisce Area Donna un'eccellenza e si augura che il passaggio sia solamente tecnico. L'ospedale nuovo serve, dichiara Lena, per motivi strutturali e di consumi energetici, senza dimenticare l'importanza dei medici. Poi c'è sempre qualcuno che dice che però bisogna investire sui medici, e questo è assolutamente vero, e che non serve un ospedale vecchio, nuovo, pardon, ma l'ospedale che sia vecchio o nuovo, l'investimento sui medici e sugli infermieri deve essere fatto, su tutti gli addetti ai lavori, perciò questa cosa è a prescindere dall'ospedale che avremo piuttosto che no. Comunque sono assolutamente convinto che un ospedale nuovo serva a Cremona. Secondo Matteo Piloni del PD, il nuovo ospedale non deve portare a ulteriori depotenziamenti. Insisto nel dire che il tema è il DEA di secondo livello, perché con un DEA di secondo livello l'ospedale di Cremona può avere un ruolo nei confronti di Brescia e all'interno del sud della Lombardia, tra Mantova, Pavia e Lodi. Quello deve essere l'obiettivo della politica, di tutte le realtà del nostro territorio, altrimenti anche il nuovo ospedale rischia di essere qualcosa di bello con dei bei muri e sicuramente all'avanguardia dal punto di vista infrastrutturale, ma che continua a perdere in tema di servizi, e questa è una cosa che come provincia di Cremona, come sistema Cremona, non ci possiamo permettere.